Oggi sono qui a visitare una palestra sicura, ce ne sono tante in tutta Italia. Hanno un'organizzazione che è richiesta dalle linee guida del Comitato Tecnico Scientifico. Hanno gli igienizzanti, hanno un numero minimo di persone che possono accedere, hanno le prenotazioni. Queste palestre sicure vanno salvaguardate perché lo sport è una cosa da tutelare insieme alla scuola in questo momento. Diamo sostegno alle palestre sicure, a chi fa attività sportiva in modo sicuro e se c'è qualcuno che non lo fa, vanno attivati i controlli e non vanno fatte misure generalizzate su tutto il comparto. Comparto che ha una grossa attenzione. Durante l'emergenza sono state riconosciute delle figure, dei professionisti dello sport che fino adesso non erano riconosciute e sarà intenzione del governo e di questa maggioranza continuare a fare questo anche nella prossima legge di bilancio. Contribuite con la vostra informazione, con le vostre palestre, con i vostri centri sportivi, a renderli sicuri e a dimostrare che sono sicuri. Salve, sono Luigi Marani, responsabile della MLab. Ci troviamo a Torre del Greco, una struttura ubicata sul mare. Mando questo messaggio per sensibilizzare l'intero settore. Noi ci occupiamo di fitness, ci occupiamo di salute, cerchiamo nel nostro piccolo di salvaguardare, di tutelare un po' tutto quell'aspetto che può essere stressante nella vita quotidiana. Cerchiamo di tutelare le persone dal punto di vista, ecco, anche sanitario, proprio perché lo sport ci aiuta a stare bene, non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale. Siamo una struttura che già di per sé era sicura da prima, perché già molte cose le facevamo, come il disinfettare gli attrezzi, il distanziamento, come cercare di gestire le pulizie, ma anche nel quotidiano. Già nel nostro piccolo lo facevamo. Grazie al Comitato Tecnico Scientifico abbiamo potenziato tutte queste norme. Quindi dal lavaggio delle mani all'igienizzazione degli attrezzi, il cambio delle scarpe quando si arriva in struttura. Abbiamo un'app apposta creata per scaglionare gli ingressi. Tutto quello che bisogna fare, tutto quello che ci verrà detto di fare per potenziare ulteriormente questi mezzi di sicurezza, noi lo faremo. Tutti noi lo vogliamo fare per cercare di restare aperti, per cercare di lavorare. E per cercare di portare avanti questo settore dello sport e del fitness in generale, che è molto importante.